The Power of Software. Ciao ragazzi, bentornati. Oggi siamo qui in compagnia di Fabrizio Bucciarelli, redazione di Software Mag. Perfetto, quindi ora andremo un pochino a chiedergli cosa gestisce, come appunto vi ha già detto è il direttore di questa bellissima rivista che contiene un sacco di informazioni, illustrazioni di tutti i tipi, quindi chiediamo un po' insomma la sua esperienza in questo campo, cosa fa di preciso, dici un po' la tua. Sì, sono l'editor, è uno dei termini più importanti adesso del mondo del giornalismo, che sta un po' come per il vecchio direttore editoriale di questa rivista che è Software Mag, della casa editrice CAF di Milano. Tratta ovviamente del nostro sport preferito, un taglio giovanile, molte buone illustrazioni e assoluta apertura mentale verso tutti quelli che sono i giochi tattici, senza problemi per né discriminazioni, per federazione, opinioni, pareri, siamo aperti a tutti. Siamo qua in fiera per l'ennesima edizione di Software Mag, edizione invernale naturalmente, e sembra che sia andato tutto bene. Il software è sempre più ampiamente dinamico e quindi c'è sempre più gente, più interessati, nuovi club e nuovi commercianti alla faccia della crisi. Eh sì, parole sagge. Certo, io questa rivista non ho ancora fatto l'abbonamento, mi dico sempre di farlo, però insomma le copie che trovo qui le prendo e sono veramente favolose, soprattutto a livello proprio di immagini, di comunque anche di descrizione, perché è molto dettagliata. Trovate le ultime novità insomma sul campo del software, ogni tanto ci sono anche delle sezioni dedicate al laser tag e al paintball, comunque fanno sempre parte di questo mondo un po' militare insomma, diciamo così. Qualcos'altro da dire? Non so, parla proprio della tua esperienza, di come sei entrato in questa, diciamo, questo campo qui della rivista. Beh, io apprezzo il software da quando non aveva ancora un nome, quindi si parla già del 1986, 85, 86 anzi, quando arrivavano le prime ASG rigorosamente spring action, quindi a molla, da parte della Marui, di qualche coraggioso importatore che all'epoca era il grande Giambattista Verrina di Wargame. Piano piano poi ci sono state le varie evoluzioni, sono nati i primi contatti con altri appassionati, quindi i club eccetera, ma da lì a oggi ovviamente ci sono universi di differenza. Quello che terrei sempre a sottolineare è l'importanza che dovrebbe avere il senso di comunità, perché software, paintball, laser tag, qualsiasi espressione di giochi tattici è interessante, perché facciamo parte tutti di uno stesso ambiente e questo a seconda delle differenze di età, di estrazione sociale, di cultura, ma siamo tutti appassionati di questo mondo, varrebbe la pena invece di vedere piccoli o grandi diatribe sui blog o personalmente fra le federazioni e i club o fra club e club, vedere una fratellanza è una comunione di intenti che per fortuna già da un po' di tempo si sta sviluppando, quindi la rivista anche da questo punto di vista qui è anche impostata su questa politica, siamo tutti fratelli della stessa comunità, vogliamoci bene e spariamo forte. Ok, perfetto, io ti ringrazio per la disponibilità, quindi... Un saluto a tutti ragazzi. Perfetto. Ok, allora, questa qui è, diciamo, un qualcosa di diverso dal software, appunto è laser tag, dove, diciamo, anziché i pallini vengono sparati dei raggi laser, quindi facciamoci spiegare un pochino dal nostro signor... Fabio Vivaldini, sono responsabile di Laser Tag Italia. Perfetto, quindi ci spiegherà un pochino come funziona questo mondo qua, che è del tutto diverso dal nostro. Il sistema laser tag nasce da un'idea di un americano che ha praticamente messo, ha fatto un connubio tra quello che è il sistema Miles 2000 che usavano gli americani per fare addestramento militare e il concetto della trasmissione raggi infrarossi usata per gioco che era nata con Hasbro in Cina, Giappone, eccetera, un po' d'anni fa. Il sistema in sostanza è
una parte elettronica, quindi un mini computer che viene installato normalmente in repliche da software modificate, che permette di giocare wargame però senza sparare nulla, perché non spara proiettili fisici ma spara dei codici infrarossi opportunamente codificati. Il proiettile quindi è una cosa ovviamente non materiale, ma che trasferisce l'informazione del giocatore da un'arma a un'altra. Questo permette di registrare i colpi a segno e quindi di scalarli. Alla fine il sistema è come giocare un videogioco però dal vivo. Tu hai dei punti di vita che vengono scalati a seconda del colpo che incorpori, e alla fine dei punti di vita l'arma viene disabilitata. Questo permette da una parte di eliminare i famosi glander che esistono nel soft tire, che sono quelli che non dichiarano i colpi, perché è il sistema stesso che lo fa. E in più ti apri un mondo, perché avendo l'elettronica a bordo puoi crearti cose tipo mine, granate, zone chimiche che tolgono i punti fin tanto che stai nel mezzo e così via. Quindi un set di accessori molto ampio che il software non ha o che ha in maniera totalmente simulata o finta, se mi concedi la parola. Il sistema poi, appunto, come dicevo, è un'elettronica che viene installata normalmente per questioni estetiche all'interno dell'arma. La caratteristica è questo che si vede qua, che è una sorta di spegnifiamma, che in realtà è una lente che collima il fascio di infrarossi sull'obiettivo. Questo serve perché altrimenti si sparerebbe con un'apertura molto ampia e a corta distanza. Questo permette di arrivare su distanze di tiro di 150 metri e oltre, e poi a seconda delle ottiche ne esistono diverse, si può più o meno chiudere il fascio in modo di simulare più o meno la fatica di mira. E quindi niente, si va appunto a installare caratteristiche diverse per simulare o funzioni di giocatori diverse, quindi cecchino piuttosto che assaltatore eccetera, o tipologie di armi diverse. Ho capito, sì, quindi come abbiamo sentito tutto questo è molto più realistico rispetto al classico soft air, perché abbiamo raggi che vanno appunto a 150 metri mentre i nostri pallini che arrivano a 50 massimo. Vedo che comunque ci sono repliche che sono da soft air che sono state modificate da LaserTag. Sì, esatto, come dicevo prima sono repliche da soft air. In realtà questa è una cosa tipicamente italiana, perché qua è molto famoso il soft air. In altri paesi giocano con cose fatte di legno, cose che si costruiscono da soli a volte. Normalmente avendo a disposizione le armi da soft tire, che sono anche relativamente facilmente modificabili, viene più comodo. Questo è un po' il cosa si può fare. A seconda poi dell'arma il sistema si va a installare in modi diversi, perché ovviamente l'arma da soft tire è fatta per il soft tire, quindi ha una meccanica dentro. Certo. All'esterno, cioè quando vai a montare il LaserTag, devi un po' ingegnarti in base all'arma che vai a ricostruire per capire quali spazi utilizzare per installare l'elettronica. Ho capito, perfetto, allora chiudiamo qua, grazie mille. Sì, scusa, se posso una cosa, sì, in più, che poi è collegamento con i colleghi dell'ARF. Bene. Questo è un sistema nuovo che stiamo aggiungendo adesso, proprio in collaborazione con loro, che è un connubio tra i sensori ARF e i sensori LaserTag. Quindi è un sistema unico che è in grado di sentire nello stesso istante, e quindi scalare i punti, sia che ti arriva un pallino sulle parti sensibili che sono il caschetto e eventualmente come optional il giubbottino, sia se ti arrivano LaserTag. Quindi vuol dire che nell'ambito della stessa partita puoi avere gente tutta armata da soft tire e magari avere il cecchino che ti tira da 150 metri in LaserTag. Certo, certo. Quindi oltre a questi sensori, anche se vengono colpiti i pallini in questa zona, il sensore lo riceve? Sì, esatto, hai due piastre, è sensibile all'urto del pallino, lo riconosce a livello acustico, e hai sia la parte anteriore del giubbino che la parte posteriore. Certo. Nella parte anteriore è la parte libera, viene lasciata comunque la zona libera se uno ci vuole attaccare del gibernaggio, e nella parte posteriore all'altezza di mezza schiena, più o meno un'area di 30 cm per 30 cm. Sì, sì, sì. Ho capito, questa è una cosa molto interessante, perché da fermare appunto quegli certi high glander che ci sono, e esatto, se si diffonde penso che sia un'ottima cosa, sì, trovo molto interessante. Ok, ragazzi, siamo qua in compagnia degli Phoenix, okay, da Perugia, Bastia. Perfetto, loro hanno partecipato al torneo che è stato organizzato dal nostro club dei Nexus, e ora ci diranno un pochino la loro su come l'hanno passato, se è andato bene, come l'abbiamo vissuto. Esatto, una cosa che è andata puttane. Anche, vabbè, perché siamo bravi anche in quello. Abbiamo cominciato, eravamo la prima squadra, Cobra, questa mattina alle 7.30, con il primo appuntamento al bar in borghese, senza armi né attrezzature, e devo dire che alla prima esperienza in questo senso, senza le mimetiche, senza i boschi, ed è stato un po' laborioso da parte nostra, perché riuscire a portare le coordinate GPS
navigatore di stradale, rifare i calcoli ogni volta, stare al tempo, fotografare i personaggi, usare la macchina fotografica piuttosto che la SG, per noi è stata un'esperienza nuova, diciamo, ecco. Esatto, un po' particolare. Un po' particolare, sì, bravo, bravo, bravo. Abbiamo fatto quello che sapevamo, i ragazzi sono nuovi dei tornei, è un po', è un bene perché i viaggi, come dire, da qualche parte bisogna iniziarli, e ci sembrava un'occasione giusta per metterci alla prova, per fare qualcosa di nuovo e per soprattutto divertirci. Un applauso va all'organizzazione di questa meravigliosa gara, perché anche se era fuori da tutti gli schemi, ci ha divertito molto, ci ha impegnato molto e ci ha dato tanta soddisfazione. Ho capito, sì, in effetti è un po' diversa dal solito, però ci sta, perché la solita partita sempre squadra bandiera, magari può anche stancare, quindi... Il fatto di usare i mezzi nostri, il fatto di dover pianificare di volta in volta l'azione, una fotografia piuttosto che un assalto, recuperare, come si dice, reperti e prove da catalogare, riconoscere i personaggi, tenerli a mente. Ma poi il clou è stato nella fiera, a riuscire a individuare il personaggio obiettivo, bersaglio per noi, e portarlo via senza dare nell'occhio in mezzo a tanta gente, adrenalinico, è veramente adrenalinico. Grazie, grazie ai Nexus. Va bene, perfetto. Qualcuno di voi vuole dire qualche parere, non so, da rifare anno nuovo? Sicuramente da rifare, cioè è un'esperienza, come ha detto Cosimo, che per noi è nuova, cioè poi soprattutto per me che è la prima volta che faccio un torneo in vita mia, quindi cioè molto, è molto un dispendio di energie, diciamo, abbastanza notevole, l'impegno, ecco, l'impegno. Perché comunque sia, cioè tu quando ti trovi in quelle situazioni, cioè tu te cali nel personaggio, sai benissimo che magari un piccolo particolare, come che ne so, può essere il vestiario, per esempio, dici, che ne so, io mi vesto un po' così da ragazzo, normale, no? Non mi notano, ma se mi metto una giacca verde, carda sul verde militare, cioè, capito? Metto quel tipo di scarpe, mi muovo in quel modo. Possibile. Tra parentesi, cioè, peggio delle donne ieri sera. Ah sì, ha provato tutta la roba. Ho provare la roba dentro la camera d'albergo, perché veniamo da Perugia e per noi è una bella trasferta. Si siamo messi giù, prova quello, prova l'altro, metti questo, occhiali, cose su cose, nascondi la pistola, usa l'SG, insomma, è stata un'avventura, è cominciata ieri. La difficoltà più grande è stata nascondere le SG, veramente. No, io ancora sono in tenuta, ancora sono nel personaggio. L'operatore combat. E vai! Track. Ok. Ho capito, va bene, a posto così, se no ci dilunghiamo troppo e il video diventa pesante, quindi grazie per questa disponibilità. Grazie a voi per il divertimento e la bella giornata. Perfetto. Speriamo che ci rivedremo in futuro per questo tipo di partite, ecco. Ok, allora, qui ci troviamo al negozio di... Free Shot. Ok, perfetto. Allora, vedo che avete tanta bella roba, parlami un po' di, insomma, da quanto siete aperti, cosa gestite. Beh, allora, noi siamo, io in verità lavoro qui da circa 2-3 anni, ma il negozio esiste da ormai 3-4 anni. In verità i make up, loro si sono trasferiti a Milano un po' di anni fa, loro svolgono questa attività da penso 6 anni ormai. Allora, capito. E niente. Ok, vediamo se mi intende qualcosa. Tu ovviamente giochi a Softair, penso. Sì, sì. Gioco a Softair ormai da 8 anni. Ora qua. Nel 2005. E che setup e ASC usi più o meno? Cioè, qual è il tuo stile? Io personalmente, io sono un amante delle uniformi storiche. Quindi, beh, io ho anche un setup che uso esclusivamente per il gioco, pure semplice, che è basato per darmi la massima comodità e praticità. Però io personalmente il più delle volte preferisco giocare ad esempio con l'uniforme dei Marines degli anni 90, dei Marines durante la guerra in Iraq, ho anche un uniforme della seconda guerra mondiale, un'altra della guerra del Vietnam, insomma mi piace giocare, insomma mi piace avere un look da sembrare uno uscito da un museo. Beh dai, interessante come cosa. Allora, dici un po' intanto, voi siete i? Noi siamo i Fox Unit, siamo di Forlì Cesena e niente, siamo una squadra di pochi elementi perché diciamo che la nostra squadra cerca elementi veramente appassionati e che cercano, diciamo, di riprodurre setup reali e comunque
non più, cioè, giocare, ma allo stesso tempo creare un qualcosa. Sta a vedere comunque già la SOD lì e ho già capito tutto, insomma, poche parole. Poi ottime repliche, come vediamo, molto interessanti. E non ho capito se l'hai detto, ma da quanto giocate più o meno? Allora, io ti dico, io personalmente sono circa 2 anni. Sono entrato in Fox, sì, circa da 1 anno e mezzo, 2 anni quasi. Però diciamo che è una squadra che è nata da parecchio, comunque sia, sono parecchi anni che la Fox, diciamo, gioca e comunque si è formata, ecco. Thanks for watching.